Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Ciao a tutti, bentornati su Social Trend. Oggi Matteo ha il computer tutto storto. Che sì, è successo? Mi hanno detto di fare una posizione un po' una tre quarti campo. Mi mancavo troppo, si avvicina a me. No, noi siamo contenti di essere con voi anche per questa settimana. Come ogni giorno, appunto, siete in compagnia di Esmeralda Moretti e Matteo Acitelli. Col computer storto. Col computer storto, esatto. Allora, voi sapete appunto che a noi di Social Trend piace esplorare tutte quelle che sono le sfumature del web, no? E quando ci imbattiamo in qualche profilo davvero curioso, di valore, insomma, noi ve lo portiamo, è quello che facciamo super volentieri. E oggi vi portiamo una persona che sta facendo una cosa bellissima sui social, soprattutto su TikTok, ossia raccontare la tradizione, la cultura, la lingua, tutti quelli che sono gli aspetti della realtà cinese sui social, che è una cosa bellissima, anche perché è una realtà molto distante dalla nostra, no? Infatti noi prima in fuori onda addirittura eravamo in difficoltà sulla pronuncia di alcune parole, perché sono dei suoni che non ci appartengono, banalmente, no? Sì, no, infatti è bello quando si trovano, esatto, ecco, persone da cui si può comprendere meglio un po' quella che è la cultura, le modalità di tante cose che si usa, sono molto diverse da quello che facciamo noi, no? Sì, e anche magari quando si può chiedere giusto per capire, no? Perché tante volte tante cose non si chiedono perché si ha paura di offendere o di essere giudicati, invece è bello proprio chiedere come funziona questa cosa che è diversa dal mio paese, dalla mia tradizione, insomma, e oggi faremo questo, faremo tante domande, scopriremo tanti aspetti e lo faremo in compagnia appunto di un'amica di Social Trend che è venuta qui a trovare oggi, che io adesso pronuncerò tutto il nome sbagliato, no, non è vero, insomma, abbiamo chiesto in fuori onda, quindi dovrebbe essere giusto, che è Yaci Zhang. Quindi buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti, piacere di conoscervi. Sono Yaci. L'ha pronunciato bene? Sono stata quasi decente, perché infatti in fuori onda ci spiegavi che tu hai semplificato la pronuncia del tuo nome per quelli che sono i tuoi amici italiani, no? Esatto, e Yaci viene proprio dal nomignolo degli amici miei italiani che sono in difficoltà, non c'è il mio nome, che si pronuncia Yachon, ma è scritto Yakyong, quindi molte persone sbagliando pronunciando Yakyong, invece non si pronuncia la C finale e la Q si pronuncia C in cinese. Ma posso chiederti se ha un significato questo nome? Perché so che spesso le parole, i nomi cinesi hanno dei significati fighissimi e quindi mi incuriosiva chiederti anche questa cosa. È una bellissima domanda. A differenza della cultura italiana, i nomi cinesi hanno significati molto spesso unici. Non sono come nomi italiani, ti chiami Luca, Matteo, Anna, diciamo, molto diffusi. Invece i nomi cinesi sono molto spesso hanno un significato. E nel mio caso il nome significa ya e eleganza. Chon deriva dall'antichità, è un liquore profumato aromatico. E quindi insieme è una, diciamo, liquore aromatizzato con eleganza. Ecco, se vogliamo dare proprio un significato. Bellissima questa cosa. Noi adesso vi facciamo anche vedere appunto il profilo dove appunto viene divulgata tutta la tradizione, la cultura cinese, così potete andare a seguirlo. Ci sono un sacco di video che veramente ogni giorno raccontano un aspetto diverso e io volevo proprio chiederti per iniziare come hai iniziato, come ti è venuta questa idea, insomma, hai sentito magari la necessità di raccontare anche la tua storia, la tua cultura, te l'hanno chiesto, magari un amico ha detto ma perché non fai questa cosa che sarebbe bella, come hai iniziato? Allora, innanzitutto vivo in Italia da tantissimi anni e quindi ho sempre la passione per la cultura italiana e ho notato, nonostante che viviamo, oppure la comunità cinese ormai è diventata la prima comunità degli stranieri in Italia, ma ci sono ancora molta ignoranza, no, verso questa cultura. Quindi ho iniziato con l'obiettivo quello di divulgare la cultura mia, anche facendo nella maniera piacevole, breve, semplice, di spiegare agli italiani tante cose della cultura mia.
Poi c'è da dire, avendo lavorato nella comunicazione marketing, che nella vita privata mi occupo di marketing, e quindi ho sempre pensato di creare un canale nel cui posso raccontare ciò che rappresenta la mia cultura, instaurando un rapporto d'amicizia con i miei spettatori, o follower in questo caso. È tutto iniziato come un gioco e devo dire ha funzionato perché vedo tanta gente che se mi seguono e commentano e mi è arrivato anche dei messaggi molto belli. C'era questa ragazza francese che mi ha seguito su social media, mi ha lasciato un commento molto bello, ha detto mi è piaciuto molto il tuo profilo, mi piace tanto scoprire le culture. Per conoscere un paese, un popolo, a differenza di tante persone che scrivono con molto odio nei social media, tu hai cercato di esaltare, no? Le bellezze di una cultura. Quindi ti voglio seguire perché mi ha aperto un mondo nuovo, quello di conoscere il mondo cinese. Devo dire, è un messaggio molto bello, mi ha anche incoraggiato tanto di continuare nonostante di dover lavorare nel tempo stesso nel mondo reale. Certo, hai creato uno spazio comunque che sicuramente sui social, almeno su TikTok Italia, non c'era, perché io le seguo tutte queste cose qui, mi fanno impazzire e sono sicura che in Italia c'era qualcun altro che faceva questa cosa su TikTok Italia. Mi sa di no, io non ho mai visto nessuno che racconta la tradizione cinese, la cultura cinese. L'ho visto con altre culture, con quella giapponese sì, con quella cinese mi sa che non c'è nessuno a parte te in Italia. Diciamo, il mio format è un po' diverso dagli altri. Magari c'è stato qualcuno che ha raccontato la cultura cinese, compresi anche amici italiani. Nel mio caso, diciamo, l'obiettivo è quello di creare dei video sotto in un minuto nel quale racconto, la storia, ad esempio, quali legali e non legali ai cinesi, no? E Che quali sono i molte regali da non persone. regalare? Adesso vogliamo saperlo, diccelo subito. La perla, il cappellino verde, l'orologio, Perché perché l'orologio hanno. no? Perché la fonetica cinese richiama giorno tipo funerale, no? No. Del cattivo augurio. E quindi per questo motivo cioè, si cerca di evitare di regalare dei oggetti che possono cioè, legare questi significati non piacevoli nella cultura cinese, ma non Quindi è un perché po' l'oggetto in superstiziosa la cultura cinese, ha tanta superstizione, diciamo. sé. Dovrei ammettere che orientali in generale siamo molto legati diciamo, alle superstizioni, alle tradizioni. Altro giorno ho parlato con una ragazza britannica, mi ha detto che loro kick the wood. Quindi abbattere il legno, no? Per portare buon augurio. Quindi lei lo fa inconsciamente nella sua cultura. Io ho detto, guarda, esiste anche nella nostra cultura una cosa simile, ma a differenza di portare buon augurio, noi quando abbattiamo il legno per schiacciare i maligni, qualcosa che ti può portare male. Quindi anche io personalmente, inconsciamente, quando vorrei cercare di evitare cose cattive, non bello, cerco di battere il legno. Ad esempio, ho detto una cosa brutta, batto subito, e così nella speranza di schiacciare i maligni. E un altro dei video più carini che hai fatto sul tuo profilo riguarda invece una cosa che ogni tanto si vede sul web e crea tanta curiosità, non si capisce mai come funziona, ossia quella metropolitana, un treno, non so cos'è, che passa dentro un palazzo. Noi abbiamo preso anche qualche foto, adesso la facciamo vedere a chi ci guarda da casa e sembra una cosa assurda, ma come funziona? Cioè, tipo, chi sta sotto dorme la notte oppure no? Perché passa questo treno? Dove si trova? Cioè, perché è una cosa che viene un po' buttata lì, nessuno spiega mai bene dov'è e come funziona. Allora, questo palazzo si trova a Chongqing, quindi città meridionale cinese di 32 milioni di abitanti.
Questa fermata si chiama Lidspa della metropolitana che collega i tre distretti amministrativi in Cina e si trova tra il sesto e l'ottavo piano di questo edificio. E ho letto anche io personalmente, non sono mai, diciamo, stata in questa fermata. Ho fatto un po' di ricerca, ho seguito un po' di notizie in Cina, ho scoperto il palazzo ha fatto, diciamo, è stato appositamente fatta per ridurre il rumore, quindi chi ci abita intorno o vicino non si sentono. Poi c'è da dire, siccome la geografia cinese è talmente ampia, grande, questa città vi consiglio di andare a visitare, si chiama Chongqing, è una città montuosa, nel senso, sì, diciamo, le case sono costruite anche grattacieli sulle montagne, no? Quindi più alto, più giù, è molto particolare come città, è veramente bellissima, quindi non lo perdete, provate anche questa fermata là. Ma dai, questa cosa penso sia tra le più curiose in assoluto del tuo profilo e volevo iniziare un argomento che poi tratteremo di più nella seconda parte della puntata perché tra poco andiamo in pubblicità, che riguarda la lingua cinese. Ci sono tanti italiani che cercano di avvicinarsi alla lingua cinese, in primis mia madre che ha Ah 55 sì? anni, sì, Ha la passione per la ha lingua la passione per cinese. la lingua cinese, si è messa a imparare il cinese dalle app, quelle online, no? Però dice sempre è molto difficile perché è tanto, tanto, tanto diversa dal modo in cui noi concepiamo la lingua. Se tu dovessi dare qualche consiglio a chi oggi vuole avvicinarsi al cinese, che cosa diresti? So che magari per chi nasce cinese è complicato, perché io non saprei che cosa dire a uno che vuole imparare l'italiano, eh? Cioè. Beh, però sai, se sei europeo, magari nello stesso alfabeto e tutto, già un po' più semplice sul Esatto. cinese, che effettivamente credo sia un po' più complicato, no? Allora, innanzitutto bisogna dire che è una lingua molto diversa da quella italiana, perché è una lingua tonale, monosillabico, si dice così, magari mi sbaglio, perché ha quattro toni. Quindi la stessa parola, se pronunci male, può significare un'altra cosa. E quindi bisogna stare attenti alla pronuncia. Per cui i miei consigli innanzitutto di primo, fissare obiettivi. Studi per lavoro, per lo studio o per viaggiare, quindi una volta fissato obiettivi è più semplice raggiungerlo. Secondo, penso che è giusto fissare sulla fonetica, quindi è proprio quello che ho menzionato, i quattro suoni. Quindi devi esercitare tanto per la pronuncia, che secondo me è la parte più difficile, perché la grammatica cinese è veramente facile per gli italiani, avendo studiato italiano. Poi terzo è fare l'orecchia, perché la lingua, il cervello bisogna abituarsi di ricevere dei segni, dei suoni diversi dalla tua lingua. Quindi bisogna ascoltare tanto video, guardare serie TV, eccetera, eccetera. Il quarto, siccome siamo in un mondo talmente, diciamo, tecnologicamente connesso, vi consiglio anche di scaricare l'app per ascoltare la lingua, oppure seguire ormai Netflix, YouTube, tanti, diciamo, lezioni che ti spiega la lingua e soprattutto scaricare un LAP che è un dizionario cinese gratuito che si chiama Plepo, Plego. Così quando incontri un carattere, un calligrafia che non conosci, con il dizionario trovi la trascrizione fonetica della parola e anche il suo significato. Poi, anche se non devo dire, l'ultimo, diciamo, che tutti hanno detto che ha funzionato di più è trovarti una fidanzata cinese o un fidanzato cinese, quindi con quello che Questa fai tanta pratica, che penso che. sicuramente è la soluzione definitiva, così lo devi parlare per In qualche forza. modo te lo Noi impari. tra pochissimo torniamo qui per continuare a parlare appunto di questa cosa e darvi altri consigli, quindi restate con noi tra pochi minuti su Social Trend.
Amiche e amici di Radio Roma, bentornati a Social Trend. Quest'oggi qui con Esmeralda ci stiamo occupando del cinese, della cultura cinese sui social e abbiamo l'onore di avere qui con noi Yaci, questa ragazza che appunto da ormai diverso tempo sta portando sui social, in particolare su TikTok, un po' quella che è la cultura cinese. Devo dire, noi italiani non è che siamo proprio i massimi esperti, ma per fortuna che c'è lei che ci sta dando una serie di consigli e ci sta un po' spiegando tante situazioni che si vengono a creare anche sui social, perché voglio dire, immagino anche quante domande che riceverai su questo argomento, no Yaci? Sì, sono contenta di poter divulgare tanto la mia cultura e anche molto contento che tante persone mi ascoltano, che mi incoraggiano giorno dopo giorno a continuare a fare questi contenuti. Quali sono le domande che ti vengono poste più spesso dagli utenti su TikTok? Le domande sono tante. Soprattutto la domanda diciamo riguarda proprio i video che hanno visto. Ad esempio, se ho fatto un video sui vestiti cinesi, quindi loro vogliono sapere dove posso trovare questo vestito, oppure avete altri vestiti tradizionali, quindi sono domande tutto aderenti alla conoscenza che hanno acquisito dopo aver visto il mio video. Tra l'altro, a proposito di abito tradizionale cinese, c'è un video bellissimo in cui appunto lei indossa proprio uno di questi abiti e quindi io lo farei vedere a chi ci guarda da casa e poi ti faremo un sacco di domande anche noi perché siamo come i follower molto curiosi su queste cose. Avete notato? Oggi mi sono vestita diverso dal solito. Sapevate che in Cina le donne vestono anche abito tradizionali? Negli anni sono stati sviluppati vari costumi tradizionali cinesi. Ad oggi vengono utilizzati ancora alcuni, nel particolare il qipao, questo abito, con protagonista il gruppo etnico Manchu. È un abito tipicamente femminile. È caratterizzato da un pezzo unico, aderente, in diverse lunghezze e maniche. È contraddistinto dal colletto alto e la diagonale di bottoni che scende dal collo basso fino al petto. Negli anni 20, proprio a Shanghai, è diventato un pezzo iconico, amato dai designer di tutto il mondo, interpretato come iconico dalla Cina fino a Hollywood. Volete scoprire altro abito tradizionale cinese con me? Scrivete nei commenti sotto. Che meraviglia questo bello, abito! Molto bello. Tra l'altro, nel video hai detto Shanghai, che sarebbe come noi chiamiamo Shanghai, penso, no? Cioè, vedi, noi sì, le doppiamo tutte, doppiamo la pronuncia di qualunque cosa, approssimativo. Ma se un italiano volesse trovare o provare quest'abito in Italia, può farlo da qualche parte? Esistono dei negozi specializzati oppure no, non sono come gli originali? Allora, io ho anche provato a fare la stessa ricerca in Italia. Si trovano dei abiti commercializzati, quindi nei negozi diciamo di abbigliamento cinese. Vivo a Milano, ho anche trovato un negozio che si trova su Paolo Sarpi, quindi nella zona Chinatown, che vendono dei vestiti qipao, più autentico. Però il mio consiglio per tutte le donne, se hanno possibilità di andare in Cina e passano a Shanghai, è meglio farsi prendere la misura da un sarto cinese e fare un abito qipao. Ma che meraviglia! Sì. Ma quanto può costare una procedura del genere? Cioè, chiedo proprio per curiosità, cioè farsi fare un abito su misura con delle stoffe che comunque sono anche caratteristiche. Noi siamo esatto, in piccioni, chiediamo. Allora, di solito se vuoi proprio un abito tradizionale fatto da zero da un sarto cinese occorrono un paio di mesi da quei sarti più famosi perché ti prendono due volte le misure per, diciamo, per fare un abito raffinato diciamo, su misura. È fatto di stoffa di seta, perché seta è uno dei tessuti più pregiati per i cinesi. E soprattutto ha quella lucentezza che può saltare tanto anche la forma di una donna.
Come vedete, Qipao si vede proprio la forma della donna, specialmente i fianchi sul sedere e anche diciamo, la parte del petto diciamo, sul seno, quindi si è estratta proprio la bellezza di una donna. Ma esiste anche una versione maschile? Immagino di sì. Sì, però è molto diverso e Allora non dobbiamo andare credo in si chiami giro. Dobbiamo andare a Qipao. farci fare quest'abito. E in che occasioni vengono indossati questi abiti? Non lo so, matrimoni, cerimonie o anche nella vita di tutti i giorni? Allora, ultimamente c'è stata questa tendenza di portare gli abiti tradizionali in Cina, soprattutto quando vai in, diciamo, festival, concerti, no? Qualche evento tradizionale di cultura cinese, le ragazze, anche soprattutto giovani ragazze piacciono portare, diciamo, abiti tradizionali. E è andato anche di moda per le donne di una signora di una certa età di portare, diciamo, questo abito perché di far vedere proprio il contrasto, no? Diciamo, nonostante che invecchiamento porta diciamo, quegli segni sul tuo corpo, però ci sono tante nonne soprattutto che ancora possono stare con i tacchi e portare i vestiti aderenti e molto sensuali. È molto molto bella quando vedi video di delle nonne che vestono Qipao in Cina e possono anche camminare come un po' sulle passerelle. Quindi Bellissimo. ti fa venire anche la voglia di invecchiare come loro. Adesso io ho una domanda di chiusura, ma prima vediamo un video. Io questa domanda me la tengo dentro da anni, penso, e non sapevo mai a chi farla. Forse adesso ho trovato la persona giusta. Ma prima, dato che prima parlavamo di alfabeto cinese, imparare il cinese, vi facciamo vedere un video appunto che racconta il carattere più difficile da scrivere appunto di quello che è l'alfabeto cinese. Eccolo qui. Sapevate il carattere più difficile da scrivere in cinese? Sapevate come si pronuncia? Ci vuole un giorno per scrivere questo carattere. Uguale alla nostra O proprio, semplice, Mamma mia! semplice. E io ho una domanda, ma come si usa il computer nei paesi che hanno un alfabeto diverso? A me, tipo come la Cina, no? Che ha tantissimi caratteri, come fate a scrivere al computer? Io ti giuro che questa domanda, che magari a te sembrerà stupidissima, a me Allora la attanaglia da tastiera. secoli, perché o è una tastiera infinita, ma non puoi avere tutti i caratteri del mondo sulla tastiera. Hai fatto una domanda molto saggia. Allora, in realtà, diciamo, noi quando eravamo piccoli cercavamo di memorizzare i caratteri, tempo stesso imparare Pinyin, che è un sistema di scrittura che non è altro la trascrizione fonetica in alfabeti dei caratteri cinesi. Ok. Ad esempio, mamma si scrive come Pinyin MA, un po' come in italiano, mamma, quindi MAMA. Quindi quando prendo, diciamo, devo inserire nel PC, innanzitutto installo la tastiera Pinyin e poi inserisco gli alfabeti MAMA e poi mi automaticamente propongono dei caratteri corrispondenti. Quindi in questo modo utilizziamo la stessa tastiera, diciamo, straniera, italiana, inglese, quello che sia, ma utilizziamo questo tool Pinyin come tastiera per convertire la fonetica scritta in Pinyin ai calligrafie.
È una cosa quindi complessa da automatizzare perché ogni volta devi scegliere tra le opzioni che ti propone, penso, il sistema. Devo dire grazie ai programmatori, oggi è molto facile perché anche lì esiste proprio automatizzazione, quindi quando inserisce delle fonetiche per le parole molto utilizzate, la tastiera ti propone automaticamente la parola, quindi è molto più semplice di quanto immaginiamo. Stanotte dormirò tranquilla, io vi giuro, avevo questa domanda dentro da un sacco di tempo. Ho provato a cercare su Google, non capivo, questo era un mistero per me, questo sistema. Quindi ti ringrazio e in generale ti ringraziamo per essere stata con noi oggi. Purtroppo abbiamo finito il tempo, ma assolutamente ci rivedremo per parlare magari in occasione di qualche ricorrenza cinese, possiamo organizzare qualche altra puntata. Vi invitiamo a seguire appunto Yaci su TikTok, trovate il suo profilo TikTok qui in sovraimpressione, ve lo mettiamo, e a farle tutte le domande che volete nei commenti. Perché io sarò lì con voi a fare un sacco di domande e ti ringraziamo davvero per essere stata con noi oggi. Grazie Grazie a voi, grazie mille per questa piacevole chiacchierata. a te e grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi nella puntata di oggi. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Social Trend. Buona giornata e a domani. Buona serata. Social Trend, le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti.